Ciao ragazzacci, oggi sono qui per parlarvi di due nuovi accessori dell'azienda italiana Cottarelli che produce morsetti e accessori appunto per la costruzione di mosche, ovvero il portalampada e la nuova pinza Magic Plus per supportare i nostri rami durante la costruzione. Si tratta di due accessori molto intelligenti. Il primo, il portalampada, può essere comodamente fissato su uno dei piedi a supporto del nostro morsetto Cottarelli Deluxe. Qual è lo scopo di questo portalampada? Beh, quello di consentirci di lavorare comodamente senza dover tenere in mano la lampada per tutte quelle costruzioni che richiedono una rotazione, ad esempio in asse, della mosca per poter catalizzare al meglio la nostra colla. Secondo accessorio è una pinza nuova che va a implementare la gamma delle pinze offerte dall'azienda Cottarelli per poter offrire una versatilità ancora maggiore alle nostre realizzazioni. Come vedete è dotata di diversi snodi in diversi assi, è molto comoda, anche accattivante devo dire la verità come design, è veramente un accessorio molto molto interessante. Ovviamente sia il portalampada che la testina Magic Plus possono essere comodamente applicati ai vostri morsetti Cottarelli. Il portalampada si adatta, visto la presenza degli elastici, a diverse forme e dimensioni delle nostre lampade UV, senza richiederne una in particolare. Faccio vedere un dressing di un perdigon classico molto efficace da pesca che potete replicare proprio per farvi vedere quanto può essere comodo lavorare sia con questa testina del morsetto sia con questo portalampada.
dressing assolutamente molto facile e, come già detto, ampiamente molto efficace. Vi invito a provarlo perché è bello, come al solito, parlare di tutto, provare di tutto. So, perché ho fatto un sondaggio, che preferite i video di pesca piuttosto a quelli di recensioni o chiacchiere varie sulla costruzione, però è anche vero che molti di voi provano piacere nel sentire la mia opinione e avere recensioni sui prodotti più nuovi immessi nel mercato. Quindi abbiate pazienza perché filmati di pesca, come vedete, ci sono sempre e sono in arrivo anche di molto interessanti. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando un bel like e magari commentate se avete altre domande sotto a questo video. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube per non perdere tutti i video che settimanalmente con tanto sudore della fronte produco in assoluta autonomia. Un abbraccio a tutti, mi raccomando, socializzate, parlate, chiacchierate, fate quello che vi pare, costruite, ma soprattutto andate a pesca. Ciao!